Il Città di Sant'Agata centra la quarta vittoria su 6 gare, conferma la propria imbattibilità e si mantiene in vetta al campionato di eccellenza. Contro il Giarre decidono le reti di Totominchik al 35esimo del primo tempo su rigore concesso per fallo del portiere ospite e di Giorgio Cicirello al 20esimo della ripresa. Per gli ospiti al 40esimo del primo tempo era stato Aleo a siglare il momentaneo pareggio con uno splendido gol all'incrocio. Nel big match di giornata naufraga il Milazzo battuto 3-1 dalla Cireale. Padroni di casa, quasi sempre dominatori del campo e già in vantaggio al 16esimo con Tosto. La reazione della squadra di Giunta non è come quella che ci si aspetterebbe da una squadra che punta al vertice del campionato. Nella ripresa, dopo 6 minuti, arriva il raddoppio della Cireale con Cocimano. Il rigore di Cannavò, concesso per atterramento di Rasà, illude il Milazzo. Poi, nel finale, il gol che chiude i conti è di Piuca. Stando ai rumors, una sconfitta che potrebbe avere pesanti strascichi in casa rossoblù. Occasionissima sprecata dalla Rocca di Caprileone, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Palazzolo. I biancoazzurri di Palmeri recriminano per il rigore fallito alla mezz'ora da Gatto, che poteva regalare 3 punti d'oro ai suoi. Corsaro il Taormina, 2-1 in casa dello Scordia. Cade il Pistolina, 2-0 a Rosolini. Mentre nell'anticipo di sabato il Torregrotta aveva rimediato un'altra sonora sconfitta, 4-0 sul campo del Belpasso.